allo Spoletini di Cannara si incontrano due squadre impelagate nelle basse zone della classifica, due compagni alla ricerca disperata di punti salvezza. Gli uomini di Loscini sono reduci dalla rovinosa caduta di Spoleto, gli ospiti invece dal divertente pari contro il Città di Castello, partita che ha però portato solo un punto. La squadra di casa è distante 4 lunghezze dagli ospiti, 24 la prima, 28 la seconda. Si gioca in un pomeriggio soleggiato ma freddo, arbitro il signor Scattolini della sezione di Padova, gli assistenti sono invece Girelli e Piccini della sezione di Città di Castello. Andiamo con la cronaca. Al 17° c'è la prima azione della gara, è di marca rossoblu con Mangà che colpisce di testa da pochi passi, ma Carletti, l'arbitro ravvisa un fallo dell'attaccante del Cannara. Un minuto dopo replica il Gualdo contro i Marco che, splendidamente lanciato da Balducci, impegna severamente Fasci, bravo ad opporsi di pugno. Al 30° vantaggio della squadra di casa, lungo cross di Bistoni e Petrioli di testa batte Carletti. Poche le azioni in questa prima frazione di gioco, tanto che da qui alla fine del tempo non succederà più niente. Andiamo con la cronaca, la seconda frazione di gara. Subito proteste per il Gualdo per un presunto fallo di mano in area rossoblu. L'arbitro lascia correre. Al 12° pari del Gualdo contro i Marco che approfitta di una palla vagante in area di rigore e tutto solo deposita in rete di testa. 12 minuti dopo raddoppio gualdese, Balducci è brava a rimettere in mezzo una palla dalla destra, Trimarco di testa anticipa tutti e batte Fasci sul primo palo, ottima l'intesa Balducci-Trimarco anche in questa azione. 3 minuti dopo prova a reagire il Cannara con un'azione in area e le susseguenti timide proteste rossoblu per un fallo. Al 42° espulso Bistoni per somma di ammunizioni, adesso per il Cannara si fa davvero dura e manca pochissimo alla fine della partita. Al 46° prova ancora il Cannara con un colpo di testa di Moriconi, ma la palla sfiora il palo alla destra di Carletti. Al 49° in pieno recupero Mangà spreca la palla del pareggio, angolando troppo la palla colpita di testa. Finisce qui, 3 punti di platino per il Gualdo di Beruato, brutto stop invece per il Cannara. Prossimo turno il Cannara farà visita al fanalino di coda Massa Martana, Gualdo invece ancora in trasferta, questa volta a Spoleto. Da Cannara è tutto, Alfonso Barbadoro, linea allo studio.